Bene, carissimi, ringrazio di questa opportunità che ci dà la possibilità di raggiungervi nelle vostre realtà, nelle vostre case, per augurarvi gli auguri appunto di buon anno. Già ci siamo sentiti per il Natale ed è stata davvero una celebrazione molto bella il Natale, il potervi vedere nella nostra chiesa, poter celebrare insieme l'Eucaristia e poter accogliere insieme i doni della salvezza in Cristo Signore. Ed ora all'inizio del nuovo anno civile, gli auguri che sento in giro, permettetemi questa confidenza, non è che mi rallegrano molto, quello di dire oh, dimentichiamo quest'anno, speriamo che il 2021 sia migliore, non vediamo l'ora, sono auguri un po' pagani questi. Il tempo è gravido della benedizione di Dio. Dio è con noi. Se noi abbiamo celebrato il Natale e abbiamo detto è l'Emmanuele, è il Dio con noi, non dobbiamo temere. Certo, ogni anno porta con sé delle incognite, il tempo è così, ma noi siamo nelle mani di Dio e quindi non dobbiamo temere nulla e dobbiamo avere fiducia nel Signore. Anche questo tempo, invece di esorcizzarlo, di volerlo dimenticare, dovrebbe essere un tempo in cui davvero noi possiamo imparare qualcosa e nel dire, ecco, cerchiamo di custodire. È bella la pagina evangelica che sentiremo in questo Capodanno, il giorno di Maria, Madre di Dio. Maria custodiva tutte queste cose meditando nel suo cuore. Ecco, questa notte, dove non avremo la possibilità di fare come gli altri anni, cenoni, ecco, magari custodiamo nel cuore la memoria non tanto negativa, come diciamo noi, ma la memoria di un Dio che ci ama, di un Dio che è con noi. Ecco, custodiamo nel cuore questo tempo e chiediamo al Signore occhi nuovi per saper vedere il suo amore in mezzo a noi. E soprattutto un cuore che sa ancora attendere e sperare, sperare in Dio. Ecco, io vi auguro davvero che questo anno, questo tempo che il Signore ci dona, ecco, questi giorni, che sono davvero giorni di benedizione sempre, perché Dio ha uno sguardo di benevolo su di noi, di benedizione. Allora chiediamo al Signore davvero di entrare sempre di più nel suo progetto di amore e di benedizione e di saper sempre benedire Dio in ogni circostanza della vita. Questo è davvero l'augurio, la preghiera è di noi sacerdoti, spero che condividano questo pensiero, ecco, perché davvero il Signore ci custodisca nel suo amore. Sapere che i nostri nomi sono scritti nel libro della vita, che i nostri nomi sono scritti sul palmo della mano di Dio, che non siamo dimenticati, ma figli amati. Ecco, questo è il pensiero così, di questo nuovo anno che auguro davvero a tutti sia un anno di giorni sereni, di giorni pieni della benedizione di Dio e che possiamo davvero gustare la vita, il tempo che il Signore ci dà come dono della sua misericordia. Ora, se vogliono aggiungere due parole i miei confratelli, e poi vi diamo la benedizione, come nella liturgia della Chiesa. Don Natale, è il saggio. No, ecco, senz'altro direi quello che ha detto Don Armando è direi, il senso cristiano del fatto che entriamo in un nuovo anno dove appunto vorremmo riscoprire sempre di più la presenza del Signore accanto a noi. Giustamente l'Emmanuele, il Dio con noi, il Dio che non abbandona, il Dio che non ci tradisce, ma il Dio che amandoci come lui sa amare, ci segue giorno dopo giorno. Ecco questi, direi, gli auguri che da parte mia, insieme a quelli di Don Armando, io rivolgo a tutti voi. Anch'io vi rivolgo i miei auguri di buon anno, camminiamo assieme a Gesù Cristo verso nuovi orizzonti che il Signore sicuramente ci aprirà. Ed ora vi diamo tutti e tre la benedizione.
che raggiunga davvero le vostre case, le vostre realtà in cui siete. Che bello, questa sera noi tre preti ceneremo insieme, ma non fino a mezzanotte. Ceneremo e poi pregheremo, e pregheremo anche per voi. E già fin da adesso vi diamo una benedizione, che questa benedizione raggiunga le vostre realtà, i vostri bambini, i vostri anziani, le vostre preoccupazioni, le vostre attese. Che il Signore si mostri benevolo e misericordioso verso tutti. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, effonda su di voi la sua grazia e vi doni per tutto l'anno vita e salute. Amen. Vi custodisca integri nella fede, costanti nella preghiera, perseveranti e pazienti sino alla fine nella carità. Amen. Amen. Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti qui e in ogni luogo le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna. Amen. E allora tutti insieme vi diamo la benedizione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. E auguri di un anno sereno e pieno di bontà e di amore. Auguri, buon anno. Ancora.